Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi doppio video, incredibile. Infatti alle 19 sono uscite due SBC che sicuramente meritano attenzione per motivi diversi e anche perché sicuramente domani stream mi subisserete di domande sul buon Davide De Gea come se fosse il portiere più incredibile e più pazzesco che abbiate mai provato nelle vostre vite, quindi ci penso io a dirvi che ne penso. Allora, innanzitutto partiamo col dire che richiede due SBC, una 83 con un IF, una 85 con un IF. Quindi diciamo che il prezzo di questa sarà sui 50k, il prezzo di questa un pochino in più, diciamo sui 100-150, quindi diciamo che ve lo portate a casa forse con 200k a sto portiere. Il giudizio che io do al Bon De Gea è il seguente: allora, sicuramente si tratta di un ottimo portiere, perché già la sua versione Footmas a me piaceva tanto, e anche al buon Daniele Principe piaceva, tant'è vero che lui utilizzava, è il solito De Gea, tre pali è reattivo quando lo andate a muovere con il R3, fa anche delle buone parate coi piedi, alle volte fa degli ottimi miracoli, anche negli uno contro uno, visto che comunque è bello spesso in game, diciamo così, riesce a coprire bene la porta. La situazione è questa. Allora, considerando tutti i pick, tots, eccetera, eccetera, che girano attualmente, questo qui praticamente voi ve lo andate a sbloccare a gratis. Quindi, per sbloccarlo a gratis, questo praticamente è regalato ed è sicuramente più forte di Alisson base, secondo me. Il portiere più forte in Premier rimane Alisson Toti, lo sappiamo, quindi per quanto riguarda il consiglio che io vado a dare su sto De Gea è occhio, può essere sbloccato, soprattutto se ve lo andate a sbloccare a pezzi contenuti, se non vi piace Alisson, se non lo so, avete qualche difensore da linkare, anche se mi pare difficile. E un altro consiglio è quello di aspettare però l'uscita dei tots di Premier, che è domani, magari esce qualche portiere, che sicuramente Alisson, credo. Magari ne esce qualcun altro che costa meno, è scambiabile e magari si rivela una hidden gem ed è meglio di sto De Gea. Quindi, diciamo, occhi aperti sul buon David e decidete con calma cosa fare. Fermo restando che comunque si tratta di un buon giocatore, sicuramente. La seconda SBC di giornata che hanno rilasciato è l'aggiornamento icona media. Anche qui apriti cielo. Cosa richiede questa SBC? Ne richiede due, un 86 e un 88 per un prezzo che si va ad aggirare sui 400k. Ricordiamoci che ci troviamo oggi al 30 aprile 2020, ricordiamoci che siamo nel pieno periodo dei tots, far uscire un SBC del genere ha un chiaro e unico obiettivo, quello di farci bruciare carte in vista delle SBC prossime che andranno a rilasciare. E il tentativo di lasciare i prezzi delle carte 85, 86, 87, 88 alte per evitare che altre SBC come quella magari di Boateng, di Ramos, eccetera, 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 si vadano a svalutare troppo. Quindi questa qui per me è la più grande trappola in assoluto, perché ad oggi tutti praticamente i tots che stanno uscendo sono praticamente più forti delle icone medie che possono uscire, le uniche icone medie buone che potreste andare a inserire in squadra, quale possono essere a questo punto del gioco? R9, Cruyff, Eusebio, Ronaldinho, Dalglish, Butragueño, Vieira, Zidane, mettiamoci Mataus, Gullit, non so se l'ho detto, Blanc, diciamo che Garrincha, Petit, volendole proprio andare a buttare nel calderone, considerando che siamo nel periodo dei tots, ricordiamoci questo. Il rischio, raga, non vale mai la candela, mai. Costa troppo questa SBC. Andate anche a bruciarvi carte che appunto vi possono servire in futuro. A mio modestissimo parere, è da evitare veramente in tutti i modi. L'unico e solo motivo per il quale potete andare a fare questa SBC è perché volete creare un contenuto simpatico, avete crediti da buttare, carte da buttare, eccetera, volete fare aprire i vostri pacchetti, insomma, al vostro streamer di fiducia, o in preda alla ludopatia volete cercare la sculata epica per andare a trovare R9 di turno, cosa che accade una volta su un miliardo. Quello è l'unico caso contemplato appunto per poter andare a sbloccare sta sfida, che ripeto, secondo me è una grandissima trappola e non dovete fare per nessun motivo al mondo. Quindi
Quindi niente, piccolo aggiornamento serale su queste due SBC è il seguente. Io vi saluto, vi do appuntamento domani in live, come al solito, 12-16. E nulla, ragazzi, salutone, peace.